Per noi immunologi e allergologi rappresenta una delle sessioni fondamentali dei nostri convegni, perché noi continuiamo molto a sottolineare l'importanza dell'immunoterapia nella gestione del paziente allergico. Purtroppo ancora succede nei nostri ambulatori di vedere pazienti che vengono dicendoci che anche addirittura spesso il loro medico curante gli informa che l'immunoterapia è una terapia che non funziona. Voglio ricordarvi che ci sono delle linee guida, c'è una position paper dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ormai molto datata, che dice chiaramente che l'immunoterapia iposensibilizzante specifica è l'unica terapia in grado di interrompere la storia clinica dell'allergia, la marcia allergica. Il resto, tutto ciò che abbiamo a disposizione come terapie, antistaminici, corticonici, inalatori, antilevotrienici, in realtà servono solo a tenere sotto controllo la sintomatologia in quel momento, ma non sono in grado di cambiare il destino della malattia allergica. Per cui è molto importante, soprattutto in pazienti giovani, decidere di iniziare subito un'immunoterapia, affinché l'immunoterapia però funzioni, lo vedrete nelle prossime relazioni, è fondamentale la personalizzazione della terapia al paziente. Oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti anche di laboratorio per poter studiare bene qual è l'allergene che dovremo utilizzare e qual è l'immunoterapia. Cominciamo proprio questa sessione dando la parola alla dottoressa Lucia Caminiti, che viene dalla Unità Operativa Complessa di Pediatria, l'ambulatorio di allergologia di Messina, che ci parlerà proprio di immunoterapia, perché e quando utilizzarla. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, gentili colleghi e colleghe, gentili moderatori. Permettetemi un ringraziamento agli splendidi veramente presidenti e anche i complimenti per la location che hanno scelto. Allora, io vi parlerò di immunoterapia allergene specifica, cominciando proprio da questa slide, che così come vediamo, già dal 1911 tantissimi autori si sono occupati di immunoterapia per via sottocutanea fino ai giorni d'oggi, fino al 2018, quando l'EACI proprio ha indicato diverse linee guida. Quindi tutt'oggi noi dobbiamo occuparci di medicina di precisione, quindi bisogna valutare quale in ambito pediatrico e anche in ambito dei soggetti adulti, l'immunoterapia allergena specifica fare in maniera mirata. L'immunoterapia allergena specifica è proprio la somministrazione dell'allergene causale per controllare proprio l'infiammazione della malattia allergica e controllare soprattutto e prevenire la sua sintomatologia. È una terapia eziologica. Queste sono proprio le linee guida delle ACI sulla rinocongiuntività allergica e proprio ci dicono che l'immunoterapia allergene specifica rappresenta proprio il trattamento target per migliorare proprio e modifica proprio l'andamento clinico della malattia allergica. Questo proprio è, valutiamo come, ribadisco, nella medicina di precisione, nel contesto clinico, quindi raccogliendo una corretta analisi, facendo delle prove allergiche e valutando se il nostro bambino ha una sintomatologia di tubica o una sintomatologia comunque esistente di asma, valutando il meccanismo di malattia igiene mediana, valutare giustamente di effettuare una terapia eziologica, quindi un'immunoterapia in regione specifica, quindi una terapia di precisione. Il meccanismo d'azione, qual è il meccanismo d'azione? Allora, è un trattamento desensibilizzante che prevede la somministrazione di estratti allergenici purificati in dosi progressivamente crescenti al fine di favorire lo switch isotipico antigruppale da IgE a IgG, tant'è che abbiamo qui dalle basi immunologiche i meccanismi proprio della tolleranza immunologica con il meccanismo mediato dalle cellule TREC e dalle BREC. Vediamo come questa immunoterapia allergene specifica ristabilisce l'equilibrio tra TH2 e TH1, stimolando la risposta a TH1 anche attraverso l'aumento di interleuchina 10,
giustamente noi dobbiamo assolutamente valutare e vedere quando va consigliata, quando va prescritta, quindi chi è il bambino o la bambina eleggibile, quali sono le indicazioni, quali sono le controindicazioni. Abbiamo proprio quest'ultimo lavoro, questa Italian Consensus Report, pubblicata su Italian Journal of Pediatrics, che ci valuta e ci dice quali sono le indicazioni in cui giustamente vanno la prescritta di immunoterapia allergica specifica per i bambini con rinite allergiche, rinocchiolite allergica con associata asma. Intanto dobbiamo avere, come abbiamo già detto stamattina, un'aderenza al trattamento, bisogna esserci che questi bambini abbiano dei sintomi veramente molto importanti, che non hanno più neanche risposta al trattamento farmacologico, e una rinite coesistente con l'asma, e come noi sappiamo tutti quanti, come indicazioni potenziali, c'è una possibile prevenzione delle nuove sensibilizzazioni dei soggetti non sensibili, in alcuni casi diciamo di allergia alimentare già immediata, poi ne parleremo successivamente, c'è l'immunoterapia orale per l'allergia alimentare, e in alcuni casi dei soggetti, dei bambini con dermatitopica estrinseca. Questo è proprio l'algoritmo che solitamente noi seguiamo, allora dobbiamo valutare di consigliare e suggerire l'immunoterapia allergica specifica. Questo è un altro, proprio viene preso dal progetto IPRA, in cui ci dice che l'immunoterapia allergica specifica dovrebbe essere presa in considerazione insieme alla farmacoterapia dei bambini con rinite, con rinocongiuntivite, con o senza asma allergica. È stato dimostrato che l'immunoterapia allergica specifica, per prevenire l'insorgenza di nuove sensibilizzazioni, specialmente nei pazienti inizialmente molto sensibilizzati da quella polvere, tant'è che effettivamente nella nostra vecchia clinica quotidiana, quando vediamo che ieri mattina in ambulatorio presso una cooperativa di pediatria di allergici dell'allergia pediatrica, sono venuti da noi alcuni bambini, tutti questi, uno aveva una sintomologia di rinite allergica non sensibile alla paritaria, e avevamo un colpo di paritaria di 12 mm, e la mamma proprio di questo bambino diceva che presentava sintomi proprio nel periodo prevalentemente primaverile, caratterizzati da naso, sangue di starnuti, rinorrea, che diciamo anche la sua qualità di vita. Quindi ci chiedevano proprio come migliorare questa qualità di vita. La nostra indicazione è stata quella di prescrivere l'immunoterapia allergica specifica per la parietaria. Le vie di somministrazione attualmente disponibili ad accettare sono sia la SLIT, l'immunoterapia per via sublinguale, sia la SCIT, la sottocutanea. L'asma rimane un disordine multifattoriale, come abbiamo già sentito nelle splendide relazioni stamattina, però giustamente per quanto riguarda l'immunoterapia per via specifica, valutare la progressione della rinite all'asma, ci sono stati diversi studi in letteratura pubblicati. Ora, quali sono le indicazioni cliniche all'immunoterapia allergica specifica nei bambini con allergia respiratoria? Come ha detto uno dei due presidenti stamattina, siamo stati al congresso di Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica e Mariangela Tosca, della Casella di Genova, ha pubblicato questo bellissimo lavoro sull'immunoterapia dei bambini asmatici, e proprio ci suggerisce che dovrebbe essere considerato in pazienti con rinite allergica con senza congiuntivite e o asma allergico, con documentata sensibilizzazione comparsa dei sintomi dopo l'esposizione all'allergene, e che hanno assolutamente uno scarso controllo dei sintomi con la terapia farmacologica e con la comune profilassi ambientale, in alcuni casi che desiderano proprio evitare delle terapie farmacologiche di lunga durata e che non hanno alcun beneficio e che inficiano proprio la qualità di vita di questi bambini. Questo è un position paper pubblicato su Allergy, che proprio ci indica quali sono le controindicazioni nella prescrizione dell'immunoterapia allergica specifica. È una controindicazione assolutamente, scusatemi che ribadisco, assoluta, rimane lo scarso controllo dell'asma. E a parte lo scarso controllo dell'asma, non ci sogneremo mai di prescrivere l'immunoterapia allergica specifica nelle malattie autoimmunitarie, nelle neoplasie, nei bambini al di sotto dei 2 anni,
o ai soggetti con l'AIDS. Quindi, allora, tutti noi adesso dovremmo chiederci, ma insomma, a chi dobbiamo prescrivere questa immunoterapia allergenica specifica? Chi è il candidato ideale? Quindi, il candidato ideale, proprio con la legge respiratoria da sottoporre ad un QTS, deve essere considerato in base a intanto una dettagliata storia clinica e una corretta diagnosi, una chiara relazione causale tra esposizione dell'allergene e sintomatologia specifica, con un meccanismo assolutamente IgE mediato, confermato anche agli strutturi test ad uno o più allergeni. Qualora questo bambino o bambina hanno una sintomatologia caratterizzata da rinoconiuntivite associata a meno, o meno ad asma allergico, per esempio nella lite lieve persistente o moderata severa, sia intermittente che persistente, quando, come ho già detto, la sintomatologia interferisce assolutamente con la qualità di vita quotidiana di questi bambini, quindi non riescono a dormire la notte, durante l'attività lavorativa dei bambini durante la loro attività scolastica o quando è richiesta in maniera molto importante la somministrazione continua della farmacoterapia. Se persiste la sintomatologia per scarsa risposta o per scarsa compliance alla terapia farmacologica o qualora ci sono degli eventi avversi alla terapia farmacologica, per esempio nella nostra pratica quotidiana molte mamme dei bimbi ci dicono che hanno frequentemente distassi o eccessiva sonnolenza per la terapia antistaminica che loro effettuano, che praticano, per cui giustamente hanno un rendimento scolastico scarso. O come abbiamo già sentito stamattina, dobbiamo stare attentissimi assolutamente alle comorbidità significative o quando si intende prevenire lo sviluppo dell'asma, perché molte mamme dei bimbi sono veramente, diciamo, spaventate per quanto riguarda l'asma. Qui, come vedete, anche la mia linea guida aria, nella rinite moderata, grave e intermittente, come la vediamo, a parte la terapia, però l'indicazione di immunoterapia allergenica specifica. E come voi vedete, per quanto riguarda la SCIT, l'efficacia clinica dei bambini per rinite e asma, c'è evidenza 1B, per quanto riguarda l'immunoterapia per via supplementare, è 1A nella rinite e 1B nell'asma. Per quanto riguarda invece l'asma, le indicazioni quali sono? L'asma bronchiale intermittente o persistente, la lieve moderata, che in cui c'è una rigorosamente asma ben controllato, ribadisco, l'asma non controllato è una controindicazione assoluta per la prescrizione dell'immunoterapia allergenica specifica. Quando ci abbiamo delle prove di funzionalità respiratoria nella norma del bambino collaborante, quindi la prescrizione dell'immunoterapia allergenica specifica è indicata quando il PEU-1 è superiore al 70% rispetto ai valori attesi per età, sesso e statura. Quando c'è, vogliamo prevenire le immunizzazioni, quando vogliamo ridurre assolutamente il consumo della farmacoterapia, quando vogliamo ridurre gli effetti collaterali da steroidi e da farmaci e quando vogliamo prevenire la conicizzazione e il remodeling. Per quanto riguarda, ribadisco, l'asma severo, l'unica possibile indicazione di ITS è quando intanto dobbiamo raggiungere un buon controllo dell'asma, quindi valutare di ridurre lo step terapeutico e una volta che abbiamo un buon controllo dell'asma, rivalutare, rivedere insieme il bambino o la bambina e valutare se è il caso di prescrivere o meno l'immunoterapia allergenica specifica. Per quanto riguarda l'immunoterapia nei pazienti polisensibili, ci sono tantissimi studi. Qui ci viene in aiuto anche la diagnostica molecolare, perché quando siamo di fronte a un bambino polisensibile, perché abbiamo degli screening test positivi per diversi poli, delle leggi specifiche un po' dubbie, la diagnostica molecolare ci viene in aiuto come diagnostica di secondo livello per valutare quale tipo di immunoterapia allergenica specifica per scrivere. Da questo punto di vista abbiamo già detto, questo ve l'avevo già detto. Invece, quali sono gli altri fattori da considerare per la prescrizione dell'immunoterapia allergenica specifica? Dobbiamo intanto, ribadisco, escludere le varie altri fattori scatenanti, valutare la presenza di comorbidità, della diatonica, della sua sinofila, valutare assolutamente, ed è molto importante, la disponibilità dell'estratto standardizzato di cui si sia stata dimostrata l'efficacia tramite i lavori scientifici della letteratura, l'assenza di controindicazioni.
Per quanto riguarda l'età, non è assolutamente utilizzabile nei piccoli da 0 a 2 anni. L'età prescolare è una controindicazione relativa, dipende da fenotipo per fenotipo, da caso per caso. La compliance e l'aderenza al trattamento da parte dei bambini e della famiglia è giustamente valutare anche il rapporto rischio-beneficio. Questo è un lavoro di 2 anni fa, però che ci proprio pubblicato sempre dalle ACE, position paper, che ci valutava, che proprio ci discriminava in base ai vari biomarkers se era il caso di prescrivere o meno l'immunoterapia allergene specifica. E infatti nella non so se è riuscita a prendere dalla slide, che è un po' sfocata, però dico, il biomarker di immunoterapia allergene specifica è efficace, c'erano i GG4 come markers di buona risposta clinica. Le vie di somministrazione, ce ne sono diverse, abbiamo qui diciamo tutte le varie vie, questo è un lavoro pubblicato sul giornale scientifico di oggi del 2013, in cui c'erano tutte le varie vie, la sublinguale, la cutanea, la nasale, l'orale, però diciamo che quelle che utilizziamo di più sono l'immunoterapia per via sublinguale e la sottocutanea, con tutti i pro e i contro, che se volete poi possiamo discutere successivamente. Per quanto riguarda la immunoterapia per via sottocutanea, abbiamo che le indicazioni sono la rinoconjuntivite allergica, l'asma allergico, la dermatite atopica direi proprio di no, ma assolutamente tutti i bambini con grave allergia per noti menotteri. A noi è capitato un difetto figlio di un agricoltore che aveva, era stato punto giustamente da, purtroppo da un'ape e sta facendo l'immunoterapia sottocutanea per noti menotteri con miglioramento della sua qualità di vita. Per quanto riguarda gli allergeni, quelli che sono gli allergeni di graminace, gli aveni della polvere, i peli di melatteri. Diciamo che per gli alimenti ci sono tantissimi studi anche sull'immunoterapia sottocutanea per alimenti. Sappiamo tutti perfettamente che la sottocutanea ha un'ottima compliance, perché tutti, diciamo soprattutto gli adulti, ma anche alcuni bambini che sono aderenti, abbiamo un'ottima efficacia. Va praticata a livello della superficie del braccio, in alcuni casi possiamo avere dell'edema locale del sito di iniezione, il bambino va assolutamente tenuto sotto controllo almeno per 30 minuti. Se vado troppo avanti un po' mi fermo. Questo è un altro lavoro un po' datato, in cui comunque dicevamo che l'immunoterapia per via sottocutanea per acari e alternaria e colonie di graminace aveva un'ottima efficacia nei bambini. Quest'altro è una Cochrane proprio di Calderon, Guram, di questo gruppo un po' datata, che come outcome valutava la riduzione del punteggio dei sintomi e dell'uso dei farmaci e il miglioramento della qualità di vita in questi soggetti. Quest'altro è un altro lavoro sulla SCID e sull'asma, e come outcome aveva la riduzione significativa dei sintomi per acari e polimi, ma non per epidemie animali viscere allergeniche, con anche qui riduzione significativa del consumo di farmaci e iperattività bronchiale. La SCID assolutamente può avere un ruolo preventivo per ridurre la progressione della rinite all'asma e la compagnia delle sensibilizzazioni. Questo è un position paper sempre delle ACI sull'immunoterapia allergenica della rinoconjuntivite allergica. Vediamo come l'immunoterapia allergenica specifica è indicata soltanto per la rinite allergica e la rinoconjuntivite, non per altre forme di riniti, che come sappiamo abbiamo anche la rinite infettiva, la rinite non allergica, l'ENALES, la resma. Questo è un altro lavoro, una revisione sistematica, in cui durante il trattamento vi era una significativa riduzione della differenza media standardizzata della sintomatologia, della farmacoterapia e anche della sintomatologia dei farmaci nominati. Ci sono evidenze limitate per l'efficacia post-trattamento. Gli schemi di trattamento ce ne sono diversi. Allora, per quanto riguarda la SLID in età pediatrica, abbiamo evidenza 1A, abbiamo le tablets, abbiamo il blister sublinguali, abbiamo diciamo
il dispenser che, con cui noi facciamo degli schemi. Noi solitamente in neurologia pediatrica la prima somministrazione preferiamo farla da noi in ambulatorio e poi l'autogestione la farà la mamma a casa col bambino. Però per avere una buona efficacia abbiamo anche valutato che dobbiamo dare dei controlli di follow-up ogni 3-6 mesi e successivamente per valutare se giustamente c'è una buona aderenza all'immunoterapia nel genere specifica per via subcutanea. Questo è quello per quanto riguarda l'immunoterapia per la via subcutanea, che è uno schema ovviamente completamente differente. Prima viene fatto settimanalmente, poi ogni 15 giorni e poi ogni 2-6 settimane. Quindi per quanto riguarda la sottocutanea abbiamo una fase di induzione, la dosing alla build-up e poi la fase di mantenimento. E qui possiamo avere una terapia continuativa, la terapia prestagionale, la terapia rush e ultra-rush e in base all'esperienza personale del prescrittore, della tipologia del paziente, ma anche alla scheda tecnica specifica dei vari prodotti, delle varie ditte farmaceutiche. Assolutamente la durata del trattamento è 3 anni. Scusate, ma non era questa la relazione, ma mi sono dovuta adattare. Perché sei bloccato? Allora, la conduzione della terapia, quando dobbiamo sospendere l'immunoterapia della terapia specifica, nei casi di febbre molto elevata, nei casi di mobilizzazione dell'asma, quando ci sono degli eventi avversi come la migrati, o i fattori che influenzano l'adesione alla terapia sono giustamente la lunga durata della terapia, il costo, le varie aspettative da parte della famiglia in alcuni casi e la tollerabilità. Questo l'avevo già detto. Allora, per quanto riguarda l'efficacia, l'EMA definisce l'efficacia a lungo termine come l'effetto carryover dell'ITS, come la capacità di aumentare sui clinici controllati proprio di ridurre in modo significativo i sintomi di uso di farmaci rispetto al placebo per almeno 2 anni dopo la sospensione. Sia la SCIT che la SLIT sono in grado di prevenire l'evoluzione a cascata della malattia allergica da rinite all'asma in quindi con le oggettive delle allergie stagionali. Questo è un bellissimo lavoro di cura un po' datato, proprio che ci faceva vedere come c'era un'efficacia. Questo ovviamente è sempre per prevenire lo sviluppo di asma nei bambini con le oggettive. La Safety, l'immunoterapia subcutanea ha un lieve margine di rischio per effetti collaterali gravi, risulta comunque un trattamento sicuro se praticato con le opportune precauzioni e attenzioni. La SLIT ha un'incidenza di effetti avversi minori rispetto alla SCIT, sono stati segnalati ad oggi soltanto 12 casi di anafilassi e nessuna reazione mortale. Con la SLIT la maggior parte degli effetti collaterali che noi abbiamo valutato sono un prurito al caporale, un po' di bruciore ed è della lingua, ma scompaiono dopo le prime dosi. L'immunoterapia sottocutanea ha un lieve margine di rischio per effetti collaterali gravi, questo l'avevamo già detto. Vabbè, questo non però, sennò... Allora, queste sono le linee di ACI con tutti i vari libri che sono usciti da poco. Per quanto riguarda le linee guida del 2018, raccomando che la SCIT continua il periodo stagionale per bambini con rinite allergica stagionale, la SLIT periodo stagionale continua per rinite allergica stagionale e altresì raccomandato un corso minimo di 3 anni diciamo, per raggiungere a lungo termine l'efficacia. Va bene, ok, grazie.